Ciao amici, bentornati sul canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di smartwatch, oggi torniamo a parlare di Zordai perché mi manda un prodotto finalmente differente. Oggi parliamo del modello OD8 che ho qui in questo bel packaging che fra un po' andiamo ad aprire insieme. Non è un vero e proprio super smartwatch, ma è più un oggetto di design. Io intanto ve lo accendo qui in tempo reale, si accende davvero con tanta rapidità, sì, ha tutte le funzioni di un normale comunissimo smartwatch, ma ha un design dedicato ad un pubblico femminile con un bordo qui in stile diamantato, davvero con tante sfaccettature in vetro, display AMOLED sottile, leggero, e ne parliamo meglio ovviamente dopo la sigla. Ecco il nuovo OD8 smartwatch destinato principalmente ad un pubblico femminile, quindi più piccolo dalle caratteristiche, sempre diciamo di punta per il brand, finalmente con schermo AMOLED. Vi ho portato negli ultimi anni tanti dispositivi a marchio Zordai, ora vediamo un pochettino il nuovo OD8. Qui è specificato, ragazzi, schermo AMOLED, quindi benvenuti ormai su quasi tutti questi tipi di dispositivi con il display AMOLED di buona qualità. Come state notando sul canale, sto cercando di non portarvi smartwatch che non hanno più il display AMOLED. Perché? Perché ormai l'AMOLED, ragazzi, secondo me deve essere un punto di partenza per gli indossabili, anche perché si vedono meglio sotto il sole. Confezione classica, vedete scritta AMOLED, marchio Zordai. Qui ci sono i due adesivini della colorazione dei cinturini, perché ce ne sono due. Qui c'è il solito disclaimer di Zordai, che io apprezzo tantissimo, che ci ricorda che questo watch non è un dispositivo medico. Mettiamo un attimo la scatola qui da parte, devo dire anche gradevole alla vista. Mi piace anche come rimane anche il form factor. All'interno troviamo un cinturino che poi vi faccio vedere in maglia milanese, molto bello. Un secondo cinturino, come vedete, sono un pochettino più piccoli da 18, quindi davvero 18 mm, davvero per un pubblico femminile. Questo è un po' più classico in silicone, con questo ricamo stile floreale qui, che poi è lo stesso che andiamo a ritrovare sulla rotellina del nostro watch. Abbiamo anche la solita basetta di ricarica, poi vi parlo un pochino meglio di batteria, dove c'è il codice QR, per scaricare l'applicazione manualistica cinese. Ragazzi, qui è inglese. Ecco il nostro watch, già si vede il display più piccolino, 1.19 pollici, 390x390, con risoluzione AMOLED. Tanta roba, soprattutto quando si resta, ecco, sui 40 euro, 30-40 euro, che è poi il prezzo di questo watch. Trovare su questa cifra un display AMOLED davvero, ragazzi, bellino, perché il display è davvero bello. Vi scorro anche, vi faccio muovere anche qui la rotellina, che oltre a essere cliccabile, guardate, risveglia il display, si può ruotare così e si può scorrere tra le watch face. Guardate quanto è bella questa, che ho messo proprio poco tempo fa. Si abbassa la tendina, si può aumentare la luminosità, questa è adesso è il massimo, guardate, faccio anche difficoltà a inquadrare, quindi buona anche la luminosità, devo dire, all'esterno. Ora mettiamo sulla metà. Ecco qui. Allora, il watch internamente è il classico di Zordai, o anche quello che può essere un DT number one. Perché? Perché Zordai praticamente è un rebrand dei prodotti di number one. Cambia solo la boot animation, qualche aggiornamento software in più ho visto arrivare su prodotti Zordai, e l'applicazione proprietaria. Per il resto, ragazzi, diciamo che nudo e crudo il watch è praticamente lo stesso. Sul retro abbiamo qui la sensoristica, che è in grado di misurare
tante tante cose, vi dico, il cuore è abbastanza preciso, l'ossigeno del sangue, se non ci muoviamo troppo, comunque funziona bene. Poi glicemia e quant'altro, ragazzi, lasciatelo un pochettino da parte. Perché? Perché, come vi ho detto prima nell'unboxing, questo watch è anche dichiarato dall'azienda, non è uno smartwatch medico. Quindi noi non andiamo a prendere questi dati come dati medici. Vi ho detto che il display è AMOLED, è piccolino, anzi mettiamo una watch face più femminile, perché comunque questo è principalmente uno smartwatch per ragazze. E dopo c'è questa trama che vi faccio vedere, tutta sul bordo in stile, ecco, diamantata qui, che va un po' a rivestire il Corning del nostro watch. Guardate che effetti che fa, è davvero, ragazzi, molto bello. Quindi più che un watch con tante funzioni moderne, rugged e quant'altro, è un watch di design. Anche questo cinturino in maglia milanese, sgancio ovviamente, come ho detto prima, rapido, quindi si può tranquillamente qui sostituire. È un watch davvero elegante al polso. Ora, sul mio polso sta sicuramente male, perché ho un polso grande e peloso, ragazzi, ma per un pubblico femminile, secondo me, questo watch è davvero molto bello. È certificato IP68, quindi si può bagnare, non vi preoccupate. Forse l'unico problema può essere appunto questo cinturino, che asciugatelo bene, non credo che non arrugginisca dopo un po', ovviamente ve lo stanno regalando, però lo asciugate o magari mettete uno in silicone e poi potete tranquillamente bagnare il watch. Comunque, ridendo e scherzando, ragazzi, questo cinturino è anche qui di buona qualità, perché è davvero fatto bene. Il software, come vi ho detto prima, è il classico dei dispositivi Zordai, si può accendere e spegnere la parte telefonica. Uno, ragazzi, ecco qua. Parte la chiamata. Ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad. Se chiami da altra rete, potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e sulla base di quanto previsto nell'informativa privacy. Me l'ho avvicinato un po' al microfono, ragazzi, si sente abbastanza forte, non fortissimo. Parliamo un attimo di batteria, 280 mAh, quindi una batteria un po' più piccola per questo modello rispetto ai modelli precedenti, 2-3 giorni utilizzo classico. Se andiamo a rimuovere la rotazione del polso, ecco, le misurazioni del cuore automatiche, si può guadagnare qualche mezza giornata in più. Comunque è molto sottile, quindi automaticamente la batteria non può essere, anche l'orologio è piccino, non possiamo avere quella batteria che ci fa 7, 8, 10 giorni. Io ora lo metto sulla sua basettina, guardate, lui immediatamente mi va qui a ricaricare, accendo il power bank, eccolo qui, ragazzi, lui sta caricando. Vi ho parlato di applicazione Zordai, vista e rivista su tanti tanti modelli, applicazione compatibile sia con Android sia che con iPhone, quindi amici con iPhone potete tranquillamente utilizzare questo dispositivo. Ecco qui la chiamata, i messaggi, si può settare tutto, si può scegliere quale notifica si voglia ricevere appunto sul nostro dispositivo, si può impostare si possono impostare dei promemoria, anche, ecco, ecco vedete, di ricordarci di bere l'acqua, insomma le solite cose. Trova il mio dispositivo, si può impostare una rubrica personalizzata, quindi dei numeri da avere qui, l'NFC che serve solo per i bigliettini da visita ed email, quindi non si può pagare con questo watch, è una cosa scontata su questi dispositivi asiatici, ma io ve lo devo ricordare. Qui abbiamo, vedete, come ci spiega come collegare la chiamata Bluetooth. E intanto, ragazzi, io vi faccio vedere anche le watch face, perché le watch face sono davvero tante. Ci sono divise qui in categorie, adesso noi andiamo qui, vediamo qualcuna con dei numeri. Proviamo un'altra watch face, ragazzi, così ne mettiamo anche una qui in stile un po' floreale, così a me piace cambiare tante watch face. Ecco qui, ora lui si riaccende, ora va a risincronizzare l'ora tutto in automatico,
ovviamente come lui si riconnette da solo quando si rientra nel range. Mi raccomando, lasciate tutti i permessi e guardate quanto è bella questa watch face. Amici, io concluderei questa recensione appunto del modello OD8. Bella l'idea di fare un watch per pubblico esclusivamente più o meno, ragazzi, così femminile, quindi dal design più bello, più lavorato, quasi un gioiello al polso, dall'ottimo display, ragazzi, AMOLED. Ora lo alziamo anche al massimo, vi ricordo che ci sono anche delle impostazioni, non ve ne ho parlate, all'interno del nostro watch, dove si può cambiare comunque la lingua, il quadrante. Ecco qua, abbiamo lo schermo, si può mettere anche l'always on display, ragazzi, vedete sempre che non si spenga mai. Vediamo un pochettino se ce lo fa vedere, eccolo qui. Ora abbiamo l'always on display qui. Come poi si ruota il polso, si riaccende il nostro display. Always on display, non super visibile, comunque, ragazzi, c'è. Mangia ovviamente più batteria, ma un orologio che ha un polso femminile, sta bene, è abbastanza anche fluido, non costa tantissimo. Io ringrazio l'azienda per questo sample in prova, ve lo lascio linkato ovviamente in descrizione a questo video. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, trovate tutto in descrizione, se posso anche un codice sconto, dimenticavo, oltre a tutti i miei link. Iscrivetevi al canale, ci vediamo ad un prossimo video, ciao.